registra questo appuntamento. Giovedì 14 dicembre alle ore 20 in corso Umberto I ad Avellino inaugura Spacca Napoli, trattoria e pizzeria. La Giunta regionale stanzia 170 milioni di euro per finanziare interventi di messa in sicurezza, adeguamento antisismico e nuova costruzione di scuole. I fondi vanno ad affiancare quelli concessi dal governo alle regioni, saranno indirizzati direttamente ai comuni e potranno dare via libera subito ai cantieri. Plaude alla notizia il deputato Angelo D'Agostino. La decisione va nella direzione da noi sempre auspicata e sollecitata, spiega il parlamentare in una nota stampa. La sinergia col governo centrale, che in questi anni ha prodotto provvedimenti altrettanto significativi, può fare la differenza. Inoltre, sottolinea D'Agostino, l'accelerazione delle procedure di programmazione e realizzazione impressa dall'assessorato all'istruzione è positiva, specie se coniugata con le iniziative assunte dal governo per assicurare tempi rapidi. Il problema edilizio scolastica interessa in maniera particolare la provincia di Avellino alla luce delle indagini in corso da parte della magistratura. D'Agostino, dopo aver ricordato i 48 milioni di euro che il governo ha destinato alla campagna, invita a non abbassare la guardia. Come detto e ribadito recentemente, conclude il parlamentare, occorrono più risorse e che continui questa sinergia istituzionale affinché i nostri bambini possano frequentare la scuola con la massima serenità e in tutta sicurezza.